La città di Asmara o Asmera, capitale dell'Eritrea, si trova a 2372 metri di altezza nella zona degli altipiani, con un clima prevalentemente di tipo primaverile, dalle giornate assolate e notti fresche. La storia della città risale al XII secolo, quando i quattro clan più importanti della zona erano in lotta tra di loro. Un giorno, stanche di questa guerra intestina, le donne si unirono e fecero fronte comune minacciando i loro uomini che, se non si fossero riconciliati, loro non avrebbero più fatto da mangiare né svolto le altre faccende domestiche. Così, gli uomini si riconciliarono e si unirono per sconfiggere i banditi che imperversavano nella zona. I quattro villaggi riuniti presero il nome di Arbai d'Asmara, che in tigrinya significa le donne fecero sì che i quattro clan si riunissero e riconciliati formassero un unico blocco. Oggi Asmara conta una popolazione di 579.000 abitanti, costituita principalmente da cristiani copti, da cattolici e musulmani che convivono in armonia intrecciando le proprie abitudini e tradizioni. Nel mese di gennaio, per l'esattezza il giorno 19, la comunità cristiana copta, che costituisce almeno metà della popolazione, celebra il battesimo di Cristo ad opera di Giovanni con una festa chiamata Tinket, alla quale partecipano migliaia di fedeli provenienti da tutto il paese. Vestiti degli abiti tradizionali, i sacerdoti usano proteggersi dal sole con ombrelli a baldacchino di velluto colorato, scintillanti di ricami e frange dorate che rappresentano metafore delle differenti costellazioni celesti. La croce romboidale filigranata è il simbolo della religione copta. A quel tempo Asmara diviene la capitale della colonia e viene ricostruita quasi interamente in un mix di classico e razionalismo che segnava già l'urbanistica italiana dell'epoca. Lasciamoci alle spalle la cattedrale e proseguiamo nelle vie laterali alla scoperta del brulichio quotidiano. Se come noi si è di passaggio, il berberello si può acquistare già preparato in comode buste sottovuoto.
Sul nostro sito è disponibile la ricetta per preparare il berberè.